sembra che praticamente quest'iPhone X è diventato tipo una bomba che esplode in mano ai bambini di 11 o 12 anni o anche in meno. Un messaggio per gli hater. Allora, voi dite, tu sei viziata, Che dici, tu sei viziata, ma come ti permetti? Ma va a te, gna, cammina, che c'è tanta strada da fare. Noi e voi insieme siamo la Magic Family, cioè amore puro! Qui con un nuovissimo video. Praticamente io a Natale ho caricato il video in cui alla vigilia stavamo aprendo tutti i regali e lì è scoppiata la bufera degli hater proprio. Wow. Allora, partiamo subito da tutto, vi ho detto solo un accenno, poi capirete col tempo. Allora, prima di tutto vi voglio dire che, allora, io praticamente, vabbè, ho fatto questo video dove aprivo appunto i regali e sinceramente non me lo aspettavo per niente. Allora, prima di tutto ringrazio tutte le magichine e anche i magichini che mi hanno detto che comunque erano contenti, si sono messi a piangere con me mentre io piangevo perché si sono emozionati, erano contenti, eccetera, perché comunque erano contenti che io avevo avuto questo regalo. Non è che lo faccio per prendere, cioè per fare invidia a voi, perché sinceramente a me non mi frega proprio, ma per fare invidia agli hater. Ti prenditelo bene in faccia l'iPhone X, tieni iPhone X. Vabbè, questa è una questione tra me e gli hater, non vi preoccupate, ma io voi vi amo perché, cioè, mi avete detto tutto ciò. Cioè, allora, per chi non l'ha visto, lo trova giù nell'info box. Per chi l'ha visto sa di cosa sto parlando, perché è una cosa molto bella. Allora, partiamo subito dal presupposto che io ho aperto quella piccola, cioè piccola, sembrava, era una scatola di puzzle. E io appena i miei genitori mi misero quel pacco, cioè proprio da prima di Natale, mi misero quel pacco sotto l'albero, io pensavo assolutamente che era un puzzle. Sono andata ad aprirlo e c'era un puzzle, cioè c'era la scatola di puzzle delle principesse e no. Sono andata ancora ad aprirlo e c'erano frusaglie di casa. Poi mi hanno mandato nel cassetto del tavolo. Sono andata ad aprire quel cassetto e c'era il mio adorato Casio, che è bellissimo, cioè, guardatelo. Sono andata ad aprire la prima busta e ne ho trovato un'altra, un'altra busta e ne ho trovato un'altra, un'altra busta e ne ho trovato un'altra. E quella busta lì c'era scritto Apple Store, cioè. Però io non mi immaginavo che magari potevo trovare un iPhone X, per questo la mia reazione non è stata tegnocolosa, però bella, emozionante. Perché è stata così? Perché sinceramente io mi immaginavo che è bello, no? Siri si è avviato, Siri. Allora, è stata molto piagnucolosa perché io mi aspettavo, se, allora, ho visto la busta dell'Apple Store, allora non mi aspettavo, cioè tipo un watch, un orologio watch, mi aspettavo, vabbè, ormai si è capito, mi fanno un iPhone, una volta vista la busta dell'Apple che mi fanno l'iPhone, però io mi aspettavo un iPhone 7 o un iPhone 8, più iPhone 7 perché costa anche il mio, però alla fine ho trovato l'iPhone X. E là è scoppiata la bufera. La bufera, la, non so come chiamarla, degli hater. Tutta l'invidia degli hater, di quelli che mi odiano tutti quanti, perché sicuro, ragazzi, comunque sono un personaggio che sta su YouTube, quindi è possibile che alcune persone non mi odiano. Ci siete voi che mi amate, però ci sono anche persone che mi odiano e appunto sono gli hater, perché sono, alla fine sono persone, sono, si chiamano hater, non so, manco, cioè, perché tengo l'iPhone X, va bene? No, allora, praticamente si chiamano hater, ma alla fine sono persone che ti odiano, per questo ti prendono in giro, sono persone bulli, tra virgolette, virtuali.
Allora, ragazzi, cioè, Ayater, questo è un messaggio per Ayater. Allora, voi dite, tu sei viziata, tu tieni soldi perché guadagni su YouTube, quindi ti compri l'iPhone X e così via. Allora, ragazzi, ma chi ve lo dice a voi che io guadagno su YouTube? Cioè, no. Perché, ragazzi, non si guadagna niente, niente, scusate. Allora, io a mio padre lo vedo a stento 2 ore alla sera, perché lui va alle 7 del mattino in ufficio e torna alle 9 di sera. Quindi, per dirvi, io lo vorrei vedere più tempo e massimo a stento proprio il sabato e la domenica, perché sta di festa ovviamente, e quindi sta di festa. Però non è che io lo vorrei vedere 3.000 volte a mio padre, è normale, però lui deve andare a lavorare e quindi lui perché mi ha fatto quest'iPhone? Magari, allora, perché sicuramente se lo può permettere, altrimenti mica mi poteva fare un iPhone X che costa 1.189 euro, cioè no. Però comunque me l'ha fatto perché si vede che se lo può permettere, ma con i suoi soldi, no con i miei soldi, perché altrimenti un regalo comunque, a parte che io non ce li ho i soldi che tipo guadagno su YouTube, ma dove stanno? Solamente l'unica cosa è che praticamente mi ha fatto un regalo, e poi i regali si fanno con i propri soldini, quindi punto. E comunque cioè, lui lavora per farmi un regalo, sai cosa, e quindi mi ha fatto questo regalo molto bello e strapprezzato. Poi ci sono anche altri commenti che dicono, wow, cioè, io ho 20 anni e quando chiedo a mio padre l'iPhone mi manda a quel paese. Ma sono problemi tuoi e di tuo padre. Se mio padre mi ha voluto accontentare, sono problemi miei e di mio padre. Se invece non mi accontenta, sono sempre problemi miei e di mio padre, sono fatti miei. Se tuo padre magari non ti vuole accontentare su una cosa, ci sta, perché ci sta. Magari a me mi ha fatto questo regalino troppo carino e va bene, perché me l'ha voluto fare, è stato troppo bravo, mua, babbo, ti amo. Però se tu tieni 20 anni e tuo padre non ti vuole comprare l'iPhone, non sono problemi miei, perché se non te lo vuole comprare, non te lo vuole comprare, appunto. Perché pure io mi ero rassegnata, perché dicevo vicino a mio padre, papà dai me lo compri l'iPhone, che poi io non mi aspettavo l'iPhone X, perché ho detto iPhone X nei video per scherzare, ma sinceramente ragazzi io so che l'iPhone X costa tantissimo e appunto quindi non mi permetterei mai di chiedere l'iPhone X, anzi non gliel'ho mai chiesto, ho chiesto semplicemente l'iPhone 7 o l'iPhone 8, anzi ero rimasta proprio all'iPhone 7, però lui mi ha fatto questa sorpresa, quindi cioè, punto ragazzi, non è che io, perché tu tieni 20 anni e tuo padre non ti vuole accontentare, è colpa mia, io non ci posso fare niente. Oppure ci sono altri commenti che dicono, no, c'è la fame nel mondo, tu vai a comprarti l'iPhone X. E come ragazzi, se io mi compro l'iPhone X, allora la fame nel mondo passa. Cioè, no, non passa per niente. Poi chi ve l'ha detto che io, tutti quei giocattoli che vedete nei video, ci sono alcuni giocattoli con cui Giulia non gioca, alcuni con cui ci gioca, e ok, li mettiamo tutti in una scatola ogni anno quando ci sono si può fare la beneficenza e noi li portiamo. Ma voi che ne sapete, cioè, non potete dire, c'è la fame, a parte che è un commento stra ignorante, perché non è che io, perché mi compro l'iPhone X, allora la fame nel mondo scompare del tutto, cioè, quindi io mi sono comprata l'iPhone X, allora la fame nel mondo non scompare, cioè, rimane per sempre, per tutta la vita, mentre se io non mi compro l'iPhone X, la fame nel mondo scompare, cioè non c'è più. No ragazzi, perché non è così, perché comunque c'è, cioè, che io mi compro l'iPhone X, che è appunto, se io mi compro l'iPhone X e poi faccio anche beneficenza, comunque non è che la fame nel mondo scompare, però comunque riesco ad aiutare qualche bambino che ne ha bisogno, purtroppo. E quindi, cioè, non è che io mi compro l'iPhone X, mi compro le scarpe dell'Adidas, mi compro, tante cose marcate che costano tipo tantissimo, allora la fame nel mondo non scomparirà mai più, perché io mi sono comprata, ho speso un sacco di soldi per le cose da mettermi addosso che comunque mi servono, cioè... No, è un commento ignorantissimo, ma lo so che comunque voi, hater, che io...
veramente siete water solamente. A me sembra che praticamente quest'iPhone X è diventato tipo una bomba che esplode in mano ai bambini di 11 o 12 anni o anche in meno. Perché sinceramente molti water dicono che praticamente io sono viziata perché tengo l'iPhone X e tutto quanto. Non è vero, perché sinceramente veramente sembra che questo iPhone X è diventato una bomba, ci vuole la patente, quindi ci vogliono 18 anni per tenere l'iPhone X e tutto il resto appresso. Ma perché? Poi ragazzi, un'altra cosa, no? Dite che, allora, se faccio un musical male perché non so le parole, ma non è vero perché su Android non funziona bene il musical, mentre se faccio una foto un po' più sfocata, no, fa schifo perché non viene bene magari sul cellulare. Mo che mi sono comprata il telefono adatto a tutto, vi lamentate pure, a parte che vabbè, non vi lamentate voi che mi seguite sempre, ma si lamentano solo gli hater che appunto commentano sempre dappertutto, quindi vabbè. Poi ragazzi, altri commenti invece dicono tu ti vanti perché fai vedere questo, fai vedere l'altro. Anche giù nei commenti del video in cui piango per l'iPhone X hanno detto tu ti vanti perché tieni l'iPhone X. Allora ragazzi, le magichine e magichini sanno che io queste cose le faccio vedere non per vantarmi, ma per condividere con voi tutto quello che ho, tutto quello che vi posso consigliare, eccetera. Quindi appunto faccio vedere un prodotto, un qualcosa che per consigliarvelo e per farvi capire se lo potete acquistare oppure no, ovviamente. Mentre gli hater all'improvviso vengono e dicono no, tutti avanti. Ma perché? Ma perché? Cioè, quindi significa che io non mi posso comprare un iPhone X perché tu dici che io mi vanto, ma sinceramente, ma che me ne frega a me, perché io alla fine so che se tengo 132.000 iscritti è solamente perché appunto ci sono 132.000 iscritti che mi seguono, 132.000 magichine che appunto capiscono e sanno che io condivido tutto con loro, quindi cioè a me non me ne frega che tu dici io tu ti vanti, perché sinceramente ragazzi a me non me la frega proprio. No ragazzi, veramente non sto scherzando, comunque a me non me ne frega perché alla fine io condivido certe cose solo con loro, ma poi che vengono altre persone e dicono tu ti vanti, ma tu tieni l'iPhone X e ti vanti tu, ma va a te, cammina che c'è tanta strada da fare, ignorante. Sì ragazzi, perché già una persona che dice giù nei commenti c'è tanta fame nel mondo, tu ti vai a comprare l'iPhone X. Ma perché io la guarisco la fame nel mondo se non mi compro l'iPhone X? Cioè, allora tutte le persone che si comprano l'iPhone X, allora la pace nel mondo significa che non finirà mai, perché gli iPhone X sono quasi, cioè ragazzi, finiscono in un attimo. Voi hater, è come se voleste insegnare ai nostri genitori i valori di una famiglia, eccetera. È meglio che vi state zitti, perché che ne sapete, ma camminate, cioè, ma che ne sapete voi, cioè, come ci date tipo consigli, tra virgolette, ci date semplicemente offese che a me sembrano solo invidia, perché alla fine è invidia questa, che praticamente dicono, tu così, tu colì, tu sei viziata, già che dici tu sei viziata, ma come ti permetti? Ma come ti permetti, che ne sai i miei genitori perché me l'hanno fatto, cosa mi hanno fatto, quando me l'hanno fatto? Ma che ne sai tu? E poi allora, tu mi vedi in un video e commenti così al caso, ma non sai quello che c'è dietro, è che ci mettiamo io e Giulia davanti alla telecamera e carichiamo il video. Comunque c'è mio padre dietro, c'è mia mamma dietro, che comunque se stiamo facendo qualcosa di sbagliato o qualcosa del genere, loro subito mi prendono per le orecchie, cioè subito. Quindi no, e poi mio padre la prima cosa che dice è la scuola. Poi dice se ti piace proprio questo mondo, anche YouTube. E quindi, cioè, mio padre mi vuole accontentare, però io devo essere comunque una bambina brava, intelligente e capiente e tutto quanto, quindi sì. E appunto i valori, in casa mia ci sono tantissimi valori, non ne avete idea, se faccio qualcosa di sbagliato è meglio mi scappo. Sì, la cosa fondamentale di questo video è, in cui ringrazio voi perché degli altri già ci siamo fatti due sacchi pieni,
Mentre a voi sono sicuro perché ho visto i like a cui è arrivato quel video, ovvero 12.000 like, e quindi sono sicura che a 12.000 magichine e magichini è piaciuto tantissimo quel super video, e quindi mando 12.000 bacioni enormi. Poi ringrazio a tutte i magichini e magichine che hanno scritto quei commenti dolcissimi, quindi tantissimi bacioni, e che hanno detto anche che si sono messi a piangere insieme a me, si sono emozionati tantissimo, e quindi sono stracontenta anche per quello. E poi ringrazio e mando un bacione enorme a tutte le magichine e magichini che hanno capito il valore di quel video, perché comunque sanno che io ho fatto quel video per condividere prima di tutto perché me l'avete, prima di tutto perché me l'avete chiesto, seconda cosa perché io condivido tutto, 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 tutto con voi, perché voi siete noi e voi insieme siamo la super potente, magichissima, strabella e kawaiissima, bellissima, fortissima Magic Family! Bellissima, favolissima, proprio. E quindi, e purtroppo insieme non possiamo stare attaccati uno vicino all'altro, e quindi attraverso questo piccolo schermo riusciamo a sentirci sempre insieme. Noi e voi insieme siamo la Magic Family, cioè amore puro! Troppo bello, cioè bellissimo. Quindi noi condividiamo tutto attraverso questo piccolo schermo, ma come se stessimo tutti insieme, belli belli. Quindi che? Quindi ora, questo video è venuto veramente troppo lungo secondo me per i miei gusti, vabbè. Quindi 3, 2, 1, go! Quindi ragazzi, questo era il video, spero vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo. Iscrivetevi a Instagram Margo Giulia con voi tutti in basso official, su Facebook Margo Giulia Kawaii Real, sul secondo canale Magic TV, su Musical chiocciola Margo Giulia Real, su Facebook, già l'ho detto. Se volete mai delle cover, le tazze o cuscini di tantissime cose, e anche le felpe ragazzi, le felpe sono bellissime, con i meravigliosi cappucci che amo io, e sono bellissime, ok, li trovate tutti su www.marigiuliakawaii.it, e ovviamente col nuovo logo sopra. E le tazze costano 5,90 euro, offertissima! No, sto giocando, va bene. Quindi vi mando un bacione enorme, e vi invito a visitare quel sito, quindi www.margiuliakawaii.it. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale, se non vi è piaciuto are burning low.